pomodoro appena raccolto. E la mattina non sono riuscito a fare video consueto. Insomma, poi correre qua è stato tutto infruttuoso. Oggi, diciamo, è una giornata abbastanza sfortunata, come una cosa che non è mai successa in una settimana. Praticamente una settimana che va tutto praticamente per il verso sbagliato. Oggi sono andato, sto qua fuori. A parte questo, guarda, c'è anche Gizmo. Gizmo, vieni qua. Gizmo, 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 eccolo, guarda, c'è Gizmo. No, fermo però. Eh sì, mo ha tratto il pomodoro, me lo mangia tutto. Anzi, no, forse più Chris mangia tutto. Però Chris non si avvicinava manco. È un cane proprio, è un selvaggio, non è un cane. Eccolo là, Chris. Ah, da un po' si è avvicinato. E come mai? Certo c'è il pomodoro. Te, va matto per le cose a mangiare. Se sta a grattare, sta a fa. Ma? E succede? Sono pieno di zanzare, lo so. Allora, dicevo, niente, no, qui che succede? Che praticamente, boh, adesso c'è Chris che pensa che il pomodoro è per lui. E praticamente, che succede? Che sono stato abbastanza sfortunato oggi, nel senso che alle 3 c'avevo l'incontro con, diciamo, diciamo, quello che comanda veramente in questa azienda. E praticamente, almeno attualmente, e praticamente questa persona ci ha avuto, a parte io ho un assalto praticamente delle zanzare, tanto sì che sono poco magnato, e praticamente che c'è stato insomma un po', io nel frattempo mi muovo perché forse così mi pizzica un po' meno, e praticamente che è successo? Già sono le gambe tutte dimangiate. Che praticamente è successo? Che sono andato lì e lui è dovuto scappare. C'è avuto insomma un imprevisto, diciamo. Per cui, ecco, per cui niente da fare. Nel frattempo ho portato anche il mio computer, che per qualcuno è stato utile perché ovviamente questa azienda doveva partire a settembre, e invece ancora stanno in alto mare grazie alla Telecom, che non gli porta questa maledetta connessione. E quindi che succede? Che automaticamente, non avendoci la connessione, non c'è nemmeno internet, per cui si attaccano in un modo particolare, con una connessione, e per cui non, il problema è che non gli andava il computer, per cui una fortuna c'era il mio riuscì a prenderlo, riuscì a prenderla questa connessione. Ovviamente sono stato molto vago apposta perché insomma non si dovrebbero dire certe cose. No, niente, per cui che è successo? Per cui ho approfittato del fatto di aver portato il computer, ero portato al negozio, e il negozio mi hanno detto che la femmina dell'Ethernet, del cavo Ethernet, probabilmente dove si inserisce il cavo Ethernet nel mio computer, ovviamente si potrebbe riparare, ma il problema è che prima cosa devono prenderlo e devono aprirlo, devono vedere come è strutturato, se si può fare così, se no altrimenti, come invece hanno detto, prima cosa se si può fare costa un botto, mi hanno subito detto, e secondo potrebbe essere che devono cambiare l'intera scheda madre. Ovviamente non ci penso nemmeno morto, perché se mi cambia scheda madre vuol dire che mi devi tirare fuori non so quante centinaia di euro, e non proprio, ma anche no, adesso proprio è un periodaccio, non ci penso proprio. E mi ha consigliato invece di comprare un adattatore dall'USB all'Ethernet. Insomma, ora vabbè che ho quattro cose, però insomma, sinceramente proprio deve essere proprio l'ultima strada proprio per dire non so che fare. Per cui l'idea è quella lì a sto punto di andare a Perugia, presso il centro, quello lì proprio della marca del mio computer. Infatti ecco perché ho la coperchietta del telefono in mano. Praticamente che succede? Andare lì e vedere se loro lo possono fare senza troppi problemi. Diciamo, mi sa pieno di zanzare, vero? È proprio pieno.
Ah, proprio si vedono, cioè le vedo io che sto accecato. Ma guarda te, è una cosa che non ci si crede per quanto ce ne so. E insomma, niente, per cui questa cosa. Senti, ma se andiamo davanti? Canidi? Qui. Bestie, andiamo avanti, dai, su, forza. Qui è pieno di zanzare, mi stanno a massacrare. Ok che ho i pantaloncini corti, però insomma. Che dire, anche se davanti certo non ho parlare, sembra un po' scemo. E quindi va bene, quindi prego. E quindi che succede? Che praticamente non... oggi sono stato un po' sfortunato, diciamo. Perché ecco, insomma, per cui non ho avuto la risposta che speravo. Anzi, tutt'altro. Ho avuto una risposta abbastanza negativa. E per cui niente, per cui molto probabilmente dovrò andare su a Perugia, o decido quando, perché ci dovrei andare anche per altri motivi. Ci dovrei andare a ritirare un coso, per cui a questo punto mo vediamo se lunedì, giusto questa cosa, per cui è stata rimandata a lunedì questa cosa, questo incontro, diciamo, per parlare web TV, è stato. Speriamo lunedì gli telefono, lunedì mattina. Se mi ricordo presto, cioè se telefono molto presto e magari questo dovesse dire non se ne fa niente manco per lunedì, a quel punto posso fare anche una cosa. Prendo, insomma, dipende a che ora ovviamente, prendo e vado a Perugia. Prendo, vado a Perugia. Questa è la ferrovia, quella lì, che mi passa. È questo scempio, capito? Cui Valsusini, là, che vi stanno a costruire sta roba, sappiate che vi costruiranno una roba del genere. Siate contenti. Meditate, gente, insomma. Chi è per l'alta velocità, medita. Meditasse su queste schifezze che vengono fatte così male. Ecco. Queste cose vengono fatte sopra le case a gente, se è il caso di farle. Insomma, comunque in ogni caso, per cui forse insomma potrei anche diciamo anche andare direttamente lunedì a Perugia, non lo so. Sto un po' pensando, diciamo, che a sto punto potrei anche approfittare, diciamo, del fatto che devo andare a prendere questo coso per andare al centro assistenza e vedere un attimo se centro autorizzato, centro assistenza, no, forse più centro assistenza. E quindi andare anche a vedere se ci fosse magari loro ce l'hanno la possibilità, magari, che loro magari, essendo proprio vendono quel tipo di computer, magari hanno proprio l'aggeggio, magari sanno anche che non è saldato, magari sanno che è fossibile, che cazzo sarola di Pippo, ne so, insomma, magari hanno proprio il pezzo, magari, ci credo poco, però magari, possibile anche, che dire, e magari, ecco, magari potrei tentare. Oh, per ora, vabbè, ora abbiamo un fine settimana, diciamo, speriamo tranquillo, speriamo non succeda altro. Abbastanza sfortunato anche perché oggi sono tornato e probabilmente ho notato che l'acqua non è finita praticamente. O che comunque oggi la finirei, dopo mi tocca questa acqua. Ah, che succede? Oggi, siccome qua c'è probabilmente l'acqua potabile, si potrebbe bere, ma in realtà è piena di cloro. Per cui toccherebbe cosarla, filtrarla, praticamente c'è la casettina, quella è l'acqua, tu vai lì e ti dà l'acqua praticamente. Ti dà l'acqua con una tesserina, però qua la differenza sono le 7:30, è proprio il momento, diciamo, la giornata in cui passano di più i treni. E praticamente no, dicevo, praticamente con una tesserina, anziché il viato invece sono proprio a soldi. Invece qui è proprio con la tesserina, tu vai lì con la tesserina, costa 20 euro, insomma, vai con la tesserina, c'hai 300 litri di acqua,
e praticamente ti prendi l'acqua. Ti prendi l'acqua. L'unico problema è che quelli di casa hanno pensato bene di portarsela via la tesserina, per cui sono senza tesserina. Per cui come io come la ricarico? Come li vado a prendere bottiglie d'acqua se non c'ho la tessera? Non c'è la possibilità di inserire monete, quindi forza tessera, automaticamente sono andato lì e vabbè, ho fatto, senti, me ne prendo una per me. La metto io, così almeno ce l'ho sempre io. Se insomma vado a ricaricare per tutta la famiglia, ci vado anche con la mia, non mi fa niente. Se invece mi trovo, che ne so, che devo andare da qualche parte, oppure magari ho la tesserina mia, insomma, ecco, tutte le volte non mi devo stare a fare. Che palla! Ho solo una tacca, per cui se sta per spegnere il telefono sarò velocissimo. E praticamente che è successo? Che ho comprato una tessera mia, sono andato a prendere l'acqua e praticamente l'erogatore lo dava anche senza tessera, per cui proprio oggi proprio la sfiga totale oggi c'ho. E che dire, che altro? Parte niente, va bene. Per il resto buono, diciamo, un tempo che sembrava, insomma, che era venuto l'inverno, invece vedo che si sta bene anche in maniche corte e pantaloncini. Saranno 26-25 gradi, saranno malapena, ma sarà anche qualcosa di più, 26. Insomma, un po' il vento forse un po' dà un po' fastidio, però per il resto va bene. E che altro? Va bene, qui dal mio, diciamo, orto, fra virgolette, orto perché c'è pomodoro. Ieri invece ho fatto delle zucchine, oggi sono pomodori. Ho preso sto pomodoro, penso che sia buono, spero. Sì, altri li fa un po' più maturare, sono ancora un po' verdi. E va bene, niente, quindi con questo è tutto e domani ci sarà una nuova ripresa forse, se no altrimenti salto direttamente il lunedì, che ne so. Insomma, vabbè, chiacchiererò anche del più del meno come al solito mio, tanto io quando vedo qualcosa chiacchiero e non la smetto più. Alla prossima registrazione.